Uomini e donne anticipazioni, Lorenzo se ne va. Il 26 marzo sono state registrate le nuove puntate del Trono Classico di Uomini e Donne, con la presenza dei tronisti Niloufar Haddati, Sara Affifella, Nicolò Brigante e Mariano Catanzaro. Lorenzo si reca nella città di Sara e in particolare a casa della ragazza, non essendo però lei al momento presente, ha modo di stare un po' solo con la madre e parlarle, cercando di esprimere quello che prova nei confronti della tronista, essendo a conoscenza dei pregiudizi della signora nei suoi confronti. Il momento è molto intenso. Tanto che Sara afferma di aver ricevuto finalmente una prova concreta e reale dell'interesse di Lorenzo nei suoi confronti, il quale, nonostante tutto, riesce a porsi in modo scherzoso chiedendo alla madre di Sara, "Posso chiamarti mamma?". Sara chiede di poter parlare con Sissi, l'amica di Luigi, con la quale ha un chiarimento circa il tipo di rapporto tra i due. Rapporto sul quale la tronista aveva dei dubbi. La ragazza le mostra i messaggi sul telefono e Sara sembra rasserenarsi, constatando che effettivamente sembrerebbe essere solo amicizia quella tra i due ragazzi. Nonostante queste conferme, Gianni Sperti e Jack la invitano a stare allerta in quanto loro hanno ancora dubbi circa questa situazione. Luigi fa poi presente a Sara quanto sia preso da lei e che non esiste nessun'altra ragazza nella sua vita, i due si riappacificano definitivamente e scatta un bacio. Lorenzo abbandona il programma dopo l'esterna tra Sara e Luigi, Lorenzo decide di abbandonare lo studio e di andarsene a causa proprio del bacio tra la tronista e il corteggiatore. Sara lo insegue e prova a parlargli per farlo calmare, una volta rientrata in studio riferisce di non averlo mai visto così deluso e che era evidente quanto fosse molto provato dalla situazione. Lorenzo riferisce di volersene andare definitivamente. Il bacio tra Sara e Luigi è molto intenso, diverso dal precedente, molto sentito da parte di entrambi, al termine del quale la bella tronista chiederà scusa al padre, con il quale aveva avuto una discussione proprio a causa del suo dispensare baci in modo, a detta del padre, troppo frequente. Per quanto riguarda l'altra tronista, Niloufar Haddati, trascorre la prima esterna con Giordani, i due hanno una discussione in quanto il corteggiatore non avrebbe approfondito la relazione dopo la puntata, denotando poco interesse nei confronti della ragazza. Nella seconda esterna invece, quella con Niccolò Ferrari, dopo che il corteggiatore accompagna la bella persiana in hotel, scatta un bacio tra i due, fatto che porterà Giordano a abbandonare lo studio.